È il momento del derby di Serie A femminile, Real Lions Ancona, gruppo Schiavoni contro Caffè Portos, ovvero una marchigiana, quella, la formazione anconetana, impegnata nella lotta al mantenimento della categoria. Da qualche settimana si tiene fuori ma per poco dalla zona playout, e l'altra marchigiana invece che insegue per il secondo anno consecutivo l'obiettivo, il sogno dei playoff, ovvero della pole per andare a vincere lo scudetto, il Caffè Portos. E i due presidenti, patron Paolino Giampaoli e Salvatore Giorgi, pronti a vivere intensamente anche questo incontro. Sulla carta la classifica dice che il Caffè Portos, come abbiamo detto, ha qualcosa in più degli anconetani, ma si sa, un derby è sempre un derby. E allora, sugli applausi del pubblico, al fischio del direttore di gara, al momento dei saluti all'altezza del centrocampo, noi procediamo con la presentazione delle due formazioni, partendo come sempre dalle ospiti. Quest'oggi il Caffè Portos, visto che giochiamo al palaschermo di Ancona, si presenta in campo con la numero 3 Pedace, numero 4 Brusca, numero 16 Bisognin, numero 6 Di Marcantonio, numero 9 Gabrielli, numero 20 Scagnetti, numero 1 il portiere Acciarresi, numero 12 l'altro portiere Celi, numero 14 Magno, numero 10 Lampariello, numero 15 Piergallini e numero 7 Canzani. Il tecnico è Paolo Tamburrini, coadiuvato dal vice allenatore Paolo Albanesi. In panchina c'è anche il dirigente Palermo Janina. Risponde la formazione di casa, Real Lions Ancona, con numero 1 Paglioni, numero 2 Marchetti, numero 3 Tagliabracci, numero 4 Rosciani, numero 6 Casaccia, 7 Gasparetti, numero 8 Berti, numero 10 Anselmi, numero 11 Capitan Capretti, numero 12 Bellini, numero 19 Vignati. In panchina, le vesti ufficiali di allenatore, appunto, Paolino Giampaoli, dirigente accompagnatore e responsabile tecnico Luca Maggiori, poi ci sono Tiziana Baldelli, medico sociale Alessandra Biagini e Jessica Scipioni, massaggiatrice. Partita iniziata da qualche istante, completa tenuta rossa abituale per la Real Ancona, maglia e pantaloncini bianchi, calzettoni neri per il Caffè Portos, che ora si difende dalla prima avanzata pericolosa delle padrone di casa, firmata Capretti. Il suo tentativo termina fuori non di molto, prima chance quindi che viene prodotta dalla formazione dorica. Nel dettaglio, gruppo Schiavoni chiama 16 punti con più 3 sulla zona arancione, quella che contraddistingue i playout, più 3 nella fattispecie sulla polisportiva casalgrandese, che è impegnata quest'oggi, in questo weekend, sul campo del Kickoff Milano. Per il Caffè Portos invece quota 33 a ridosso quindi della zona playoff. La lotta è con Isolotto Fondiaria, con Lupe, con Sportim, con Città di Berganze, un gran mucchio alle spalle della capolista Sinei, da cui devono emergere tre formazioni per 5 contendenti al momento in lotta. Dunque Caffè Portos che punta per il secondo anno consecutivo al raggiungimento dei playoff, ma c'è da superare lo scoglio derby quest'oggi. Prova a sbloccare la situazione su questo calcio di punizione la formazione di Paolo Tamburrini, la botta scagliata dalla numero 16 Bisognin, pallone ribattuto, resta in avanti il Portos con il giro palla. Adesso c'è la Pedace che imposta la situazione dalle retrovie, capitano Gisella Maria Pedace, maglia numero 3. Un ripallo favorisce l'intervento da parte di Elena Lampariello, romana classe 1980, da qualche tempo di recente a disposizione della formazione di San Benedetto del Tronto. Palla poi recuperata dalla Real Ancona, la verticalizzazione di Marchetti, non riesce a difendere il pallone Berti, che poi però va bene a contrastare il Caffè Portos. Rimessa laterale quindi anconetana, Rosciani, palla sulla destra per Capretti, scarico per Marchetti, rotazione adesso e quindi circolazione per la formazione del duo Maggiori Giampaoli. Capretti prova a calciare la posizione defilata, palla bloccata da Acciarresi, rimette subito la sfera in campo. E allora è la volta del Caffè Portos con Lampariello che appoggia centralmente per Pedace, finta il passaggio, scarica nuovamente sulla destra per Lampariello, prova a pressare un po' Real Ancona, perlomeno disturba il possesso palla delle avversarie con caparbietà, buona determinazione da parte dell'anconetane. Ancora un tiro in porta, il terzo nel giro di pochi minuti, provato dalla Rosciani, blocca agevolmente Acciarresi.
il pubblico in maggioranza ovviamente è di fede biancorossa e appoggia le azioni, sostiene, supporta le azioni d'attacco della formazione di casa, che ci riprova adesso con Capretti, riceve da Rosciani. Buon ritmo in questo avvio di gara impresso soprattutto dalle biancorosse. Berti di prima riceve da Rosciani, scarica indietro, sfera per un attimo intercettata dal Portos e poi riguadagnata dalla stessa formazione ospite, che prova a mettere ordine. Parallela lungo linea da parte di Pedace verso Lampariello, lotta Berti, guadagna il calcio di punizione. Sono anche gli striscioni a bordo campo che insomma stanno a ricordare che parliamo di un derby. Sul pallone c'è la numero 4 Rosciani, appoggio sul lungolinea per Capretti, impreciso, palla fuori, gran pubblico, abbiamo detto che c'è il pubblico, non abbiamo specificato in quali proporzioni, gran pubblico al palaschermo per questa sfida tutta nostrana, tutta in dialetto marchigiano, praticamente tutto esaurito il settore dedicato agli spettatori, quindi la tribuna dell'impianto che ha ospitato anche le finali di Coppa Marche regionale nello scorso gennaio. Disimpegna bene Bisognin, poi pallone che si impenna, lotta Marchetti contro un avversario, la sfera arriva sui piedi di Pedace, brava la guardiana della porta anconetana quest'oggi dall'inizio, Tamara Bellini, ancora una volta cambia il portiere che difende i pali della Real Ancona, buono intervento da parte del numero 12 nata a Perugia, ex Flaminia Fano, Tamara Bellini, classe 1977. Ora spinge il Portos, Bisognin, poi il pallone per Brusca che si fa vedere in avanti, non riceve il passaggio di ritorno dalla sinistra, Berti cerca di assecondare il taglio di una compagna, il pallone alla fine perviene sui piedi di Capretti, partita molto intensa, battaglia leale ma gran battaglia per la conquista di ogni pallone, ancora un contrasto fra Berti e Brusca, alla meglio il Caffè Portos con Lampariello, lo scarico all'indietro, gran ritmo. Davvero gran bella partita fino a questo momento e poi c'è la conclusione che sblocca il risultato, la conclusione dalla sinistra vincente per la rete dell'1-0 porta la firma della Di Marcantonio. Lea Di Marcantonio di Pescara sblocca la situazione con il destro di prima intenzione, va a gonfiare la rete alle spalle dell'incolpevole Bellini, 1-0 per il Caffè Portos. La vedete inquadrata nella parte bassa a sinistra del teleschermo adesso la Di Marcantonio, maglia numero 6, subentrata qualche minuto fa ad una compagna subito alla prima opportunità, al primo tentativo si è resa protagonista del gol. Seguiamo allora il tentativo di replica da parte della Real Ancona, triangolo Rosciani Capretti che non si completa, ci prova ancora quindi il Caffè Portos, ottiene un calcio d'angolo, sì, l'ultimo tocco prima che il pallone uscisse è stato di Tamara Bellini, corner che si appresta ad effettuare Elena Lampariello, pallone scodellato, intercetta Rosciani, molto alta, riesce a toccare il pallone per un istante, poi attenzione però alla botta con il sinistro che va a colpire l'incrocio dei pali da parte della Bisognin, se non andiamo errati un sinistro fulmineo che è andato a sbattere contro il legno alto della porta anconetana, brivido per la Real Lions che ha rischiato di capitolare per la seconda volta. All'ottavo la rete della Di Marcantonio, siamo a metà del primo tempo, sfiorato il raddoppio dal Caffè Portos. Telecamera che indugia sulla numero 4 Carmen Brusca, argentina, classe 1985. Si tratta della miglior realizzatrice del Caffè Portos, Carmen Ana Brusca, questo il nome completo. Per lei la bellezza di 23 gol prima di questo incontro. Vignati difende palla al limite dell'area, forse c'era fallo su di lei, cade a terra, lasciano correre i direttori di gara,
il primo tentativo di ripartenza del Porto se non va a buon fine. Ci prova ancora però il quintetto di Tamburini, la conclusione proprio di Carmen Brusca, palla che trova solamente l'esterno della rete, poi chiama time out la panchina dorica. 8:22 alla fine sono trascorsi, quindi per l'esattezza 11 minuti e 38 secondi. Tabellone eloquente, Caffè Porto su 1, Real Ancona 0 ad Ancona. La rete realizzata dalla Di Marcantonio che adesso appoggia sulla sinistra, sviluppo della trama offensiva a due tocchi da parte del quintetto in maglia bianca, Brusca anticipata, poi però c'è la rimessa laterale per il Portos. Vedete che adesso in campo per la formazione in maglia rossa come riferimento offensivo c'è Emanuela Vignati, maglia numero 19, ha giocato bene nelle recenti prove della sua squadra. Attenzione all'attacco del Portos, il destro volante di Elisa Scagnetti che impegna ancora Tamara Bellini. Brusca cerca di girarsi, fa buona guardia a Casaccia, anche lei è entrata da qualche secondo nuovamente in campo, concede la rimessa laterale che è praticamente un corner per il Caffè Portos. Con una all'indietro, stop e passaggio, Pedace riceve la linea dei 12 metri, destro improvviso, deve nuovamente distendersi alla sua destra, Tamara Bellini spedisce il pallone nuovamente oltre la linea del lato lungo, più lontano rispetto al nostro punto di osservazione, rispetto alla nostra telecamera. Pedace, Scagnetti, indietreggia, ragiona il Caffè Portos. Una fretta forte del più uno sul tabellone nel punteggio, poi palla in mezzo, il controllo di Pedace, ancora Scagnetti, buono il giro palla comunque del Portos, c'è grande qualità nel fraseggio della formazione in maglia bianca. Vignati però determinata, va a disturbare con uno spalla a spalla vigoroso l'attacco avversario e noi procediamo con il time out a 4 minuti e 28 secondi dalla fine, quindi siamo nell'ultimo quarto di primo tempo. Meno di 5 minuti al termine della prima frazione, il Caffè Portos sta vincendo per 1-0. Gioco ripreso, Ciarresi appoggia per Pedace, il capitano del Portos serve per un istante in avanti una compagna, poi riceve nuovamente il pallone, sfera che torna dalle parti di Brusca, fa l'elastico come si suol dire nella zona nevralgica del campo, poi palla gestita per un istante da Elena Gabrielli, maglia numero 9, c'è spazio anche per lei in questo frangente, si propone sulla destra Elena Gabrielli, non riesce però ad assecondare l'assist corto da parte della Brusca, rimessa laterale anconetana, Casaccia prova a spingere in avanti la Real Ancona, appoggio sulla destra, Berti, ancora Casaccia, alza il pallone nella terra di nessuno, però non può arrivarci Valentina Gasparetti, maglia numero 7. Andiamo dalla parte opposta, Portos in avanti, Brusca scarico all'indietro, pallone che viene gestito dalla compagna in maglia numero 16, Bisognina, ancora Portos all'attacco, palla fuori, si ripartirà nuovamente con la rimessa laterale per il Caffè Portos, si muove nei pressi della rimessa Gabrielli, poi va a tagliare in mezzo all'area, arriva Bisognin, finte, sinistro ed è un gran gol, è un gran gol quello di Giuliana Paola Bisognin, si smarca della Gasparetti, poi scarica un sinistro potentissimo e soprattutto molto angolato, stavolta non può arrivarci, spaccata Tamara Bellini. Allora Caffè Portos 2 Real Ancona 0, questo il punteggio maturato dopo 17 minuti del primo tempo del derbissimo di Serie A femminile. E rallenta adesso il ritmo la squadra di Tamburini, sempre più padrona del rettangolo di gioco, Real Ancona che ha tenuto molto bene testa nel primo segmento di partita, poi ha subito un po', adesso si riaffaccia in avanti con Berti che serve un buon pallone a Gasparetti ma non va a buon fine il primo tentativo d'attacco della Real Ancona che ci prova ancora con Rosciani, palla che arriva di nuovo sui piedi della Rosciani, il destro e c'è il palo della Real Ancona, chiede scusa Catiuscia Ciarresi che ha sbagliato completamente il rinvio sul pressing bianco-rosso.
palla persa, Rosciani non è riuscito ad approfittarne completamente, il suo destro è andato a colpire il palo, ma come viene ammesso dalla stessa Acciarese e come segnala anche il direttore di gara più vicino, c'è stata una deviazione dello stesso portiere della formazione ospite, quindi calcio d'angolo sulla ripartenza, è pericoloso il Caffè Portos, nuova fiammata del match, sempre più emozionante, Real ancora che vuole reagire, non ci sta al doppio svantaggio della formazione di San Benedetto che comunque ha davvero alzato l'intensità del giro palla facendo male alla Real ancora nel cuore del primo tempo, le reti della numero 4 Brusca e della numero 16 Bisognin, anzi della numero 6 di Marcantonio e della numero 16 Bisognin, queste le due firme fino a questo momento del match. Parte finale del primo tempo, arriva il suono della sirena, si va a riposo sul doppio vantaggio del Caffè Portos, 2-0. Squadre dunque che fanno il loro rientro negli spogliatoi, noi ci ripresentiamo con il calcio d'inizio della ripresa. Real ancora che deve rimontare il doppio svantaggio, non aveva demeritato affatto nella prima parte di gara la formazione di Luca Maggiore e Paolino Giampaoli, poi è emerso il maggior tasso tecnico del Caffè Portos, ma derby che deve ancora raccontare molto, scopriamo cosa. Giro palla del Caffè Portos, sfera che arriva sulla sinistra dalle parti di Lampariello, la sua imbucata viene intercettata, Vignati per Capretti, serve la sua forza, specie sulla banda sinistra d'attacco alla Real Ancona per sfondare dalle parti di Tamara Bellini, adesso è lei che riceve il tocco di casaccia, prova la cannonata centrale, Acciarresi ben piazzata, fa suo il pallone senza particolare difficoltà. Rosciani conquista per un istante il pallone, poi Lampariello sulla destra, gran giocata della Pedace, Pedace destro, serve ancora una bella parata di Tamara Bellini per negare il gol al Caffè Portos che dovrà ripartire dal calcio d'angolo. Pedace sul pallone, movimento nel traffico all'interno dell'area di rigore, Bisognin tamponata da Capretti, brava Capretti a recuperare il pallone che però viene segnalato dal direttore di gara, aveva varcato la linea del fallo laterale, sfuma una potenziale occasione per la Real Ancona, di nuovo Caffè Portos con Lampariello, palla sulla destra, si viaggia in orizzontale, poi adesso verticalizzazione, movimento da parte della Bisognin, Rosciani non controlla bene, regala di fatto una rimessa laterale al Portos, destro potente di Pedace, ci mette il piede Vignati, Mura la conclusione, rimessa laterale. Ancora Pedace, un piccolo trotto adesso il Portos dalla distanza, una conclusione nuovamente ribattuta. Bisognin per Brusca, cerca l'assist di Tacco, non ci riesce, la buona guardia Casaccia che poi lotta fra due avversari, perde il pallone, attenzione, rischio per le anconetane, se la cavano in qualche maniera, poi tornano all'attacco, seguiamo questa rimessa laterale, Casaccia prende la mira, sua conclusione ribattuta, altra rimessa quindi per le anconetane. Casaccia, Marchetti, bucata, cercava Berti, pallone troppo corto, ripartenza allora di Elisa Scagnetti, pronta la rimessa laterale, ancora pallone riguadagnato, Brusca, attenzione a quella posizione, può far male, infatti colpisce un destro straordinario quello della numero 4 Carmen Brusca, una cannonata la sua sotto l'incrocio dei pali, Tamara Bellini rimane impietrita, non può far nulla, 3-0 Caffè Portos, che gol di Carmen Brusca, triplo vantaggio per la formazione di San Benedetto del Tronto, Real Ancona che vede incrementare
il gap dalla formazione in maglia bianca, si fa sempre più complicata la missione derby per la formazione di Paolino Giampaoli, sorride sempre più invece quella di Paolo Tamburrini. 0-3 Real Lions Ancona Caffè Portos. Siamo al nono minuto del secondo tempo, gioco ripreso. C'è un tocco con una mano da parte dell'autrice del terzo gol, Carmen Brusca. Calcio di punizione, poi sugli sviluppi arriva una conclusione completamente fuori misura da parte della Real Ancona. Pallone altissimo sopra la traversa. In campo nel frattempo c'è la numero 10 Simona Anselmi, mentre come avrete notato non è ancora entrata sul rettangolo del palaschermo Silvia Tagliabracci, maglia numero 3, la giocatrice che tanto stava facendo bene in campionato prima di un infortunio al ginocchio che la tiene praticamente ferma ormai da qualche settimana. Ha provato a giocare nei precedenti appuntamenti, nei precedenti incontri della Real Lions Ancona, ma il dolore e il fastidio è troppo elevato e quindi anche oggi Silvia Tagliabracci fino a questo momento è rimasta in panchina. Un'assenza importantissima, pesantissima per le biancorosse, che fanno affidamento soprattutto su di lei, sulla numero 3 in zona d'attacco e soprattutto in zona realizzativa, in fase realizzativa. Dopo il time out torniamo in cronaca con la rimessa laterale anconetana che si ripresenta con un altro portiere. Si tratta ovviamente di Daniela Paglioni, che funge, visti i suoi piedi buoni, buonissimi, da portiere avanzato di movimento, quindi si gioca il tutto per tutto. Luca Maggiori avanzando Daniela Paglioni quando la sua squadra è in possesso palla, come adesso, però verticalizza Marchetti. Il pallone verso Anselmi viene intercettato, prova a servirla anche Capretti, palla persa e riguadagnata dalle anconetane che attendono la salita appunto di Paglioni. Casaccia centralmente, Marchetti sulla destra, Paglioni sulla sinistra, dotata anche di un gran tiro che già ha provato la numero uno in attacco adesso sulla sinistra. Marchetti va sulla destra, sbaglia però il passaggio su Capretti, sciupata, sprecata questa azione offensiva, questa opportunità d'attacco. Poi il rilancio del Caffè Portos finisce la sua corsa oltre la linea del fallo laterale per le anconetane. Spingono ancora, lancio di Paglioni lungo, gran controllo, perlomeno tentativo di gran controllo a parte di Anselmi, sfumato per pochissimo, aveva arpionato per un istante la sfera al numero 10 in maglia rossa, poi non è riuscita a raggiungerlo nel tentativo di andare alla conclusione. Ancora rilancio stavolta con le mani di Paglioni, si impegna di testa Marchetti, anticipata rimessa anconetana che preme sull'acceleratore, vuole accorciare le distanze. Il Caffè Portos però è molto ben organizzato fino a questo momento in fase difensiva, quindi mantiene il preziosissimo più 3, poi prova ad approfittare con un pallonetto della porta rimasta per qualche istante sguarnita, pallone fuori. Emozioni che si susseguono quindi sul tappeto del palaschermo. Avanza Paglioni, imposta Capretti sul passaggio di Casaccia sopra la linea di metà campo, allora può coinvolgere anche Paglioni adesso la formazione di casa. Capretti per Casaccia, si va da Paglioni, non c'è spazio per calciare con libertà, e allora da un fronte d'attacco all'altro, tiro di Capretti, pallone recuperato da Acciarresi che va al tiro, al rilancio immediato, pallonetto fuori misura, ancora un rischio per la squadra dorica. Rete dopo un tentativo, una conclusione ribattuta. Paglioni ha dimostrato di avere grandi doti balistiche, vedete qua sul replay il tiro di Casaccia, poi ancora Paglioni che anticipa la sua diretta avversaria e sorprende la collega e rivale Acciarresi, accorcia le distanze, prova a tornare in partita la Real Ancona. Portos che si ritrova nuovamente sul più 2, come era accaduto nel primo tempo prima che Brusca al nono della ripresa aggiornasse il punteggio sul 3-0. In fiamme il palaschermo di Ancona, insiste con Paglioni in avanti, si sbraccia Paolino Giampaoli che prova a invitare il pubblico a sostenere le sue ragazze. Portos in sofferenza per qualche frangente, porta vuota, la conclusione dalla distanza, il pallone fuori. Vicino al 4-1 il Caffè Portos che ovviamente
si difende, sì, ma ha l'opportunità di calciare, appena recupera il pallone da 30-40 metri, ora pressa nel tentativo di impedire l'attacco col portiere di movimento da parte della Paglione, riguadagna la sfera Bisognin, scarico per Lampariello e allora amministra adesso il Caffè Portas, fa salire palla al piede Gabrielli, scarico ancora Lampariello, pressata da Marchetti, l'appoggio sulla sinistra, fallo secondo il direttore di gara di Silvia Casaccia. Siamo a 4 minuti e 8 secondi alla fine, adesso 3-1 Caffè Portas. Si riprende dalla punizione Bisognin per Lampariello, e lei il regista in questo segmento di gara. Pallone buttato nel vuoto da Casaccia, Bisognin, Casaccia lo recupera nuovamente, in avanti Anselmi, cerca lo spunto, appoggia lì indietro, poi Rosciani, smista di prima, Anselmi guadagna un calcio di punizione, c'è anche il cartellino giallo ai danni di Paola Bisognin, Giuliana Paola Bisognin. Attenzione a Paglioni che chiede consigli verso la panchina, la sua rincorsa, destro potente, palla alta, neanche leggermente defilata rispetto alla porta difesa da Ciarresi. Ciarresi che poi va al rilancio, ping pong da una parte all'altra del rispetto alla linea di centrocampo, fase certamente non di spettacolo questa, ancora un rilancio a Ciarresi, poi la sfera sui piedi di Brusca, diagonale velenoso, il Portos torna sul più 3 con un'altra perla di Brusca che era un po' scomparsa dal match per qualche minuto, ma guardate qua, quando ha un metro di troppo per vedere la porta non si fa pregare due volte, scarica un destro a incrociare precisissimo e allora Paglioni non può nulla, 4-1 di nuovo più 3 per il Caffè Portos, la firma di Carmen Brusca, una mazzata per la Real Ancona, una iniezione ulteriore di fiducia per il Caffè Portos che vede il traguardo dei tre punti a portata di mano. Il 4-1 è stato realizzato a meno di 3 minuti dal termine, missione disperata quindi adesso per la Real Ancona, deve amministrare invece il Caffè Portos. Casaccia, superiorità, l'assist, Anselmi calcia sopra la porta un pallone d'oro servitole dalla destra, Simone Anselmi ha vanificato l'opportunità di riaprire o quantomeno di provare a farlo il match, il derby, calciato alto sopra la traversa da favorevolissima posizione. Invita alla calma il direttore di gara che con il braccio aveva segnalato una punizione per la Real Ancona, il fallo invece è per il Caffè Portos e quindi dice a chiare lettere ho sbagliato. L'arbitro vedete inquadrato, deve anche andare a far correggere la situazione falli sul tabellone. Fase di stallo del match, si può riprendere a giocare adesso, punizione battuta dal Portos, Lampariello pressata da Capretti perde il pallone, Rosciani cerca di servire Anselmi, interviene la stessa numero 10 Lampariello, poi spazza tutto il Caffè Portos, rimessa laterale per la Real Ancona, un minuto e mezzo alla fine. Casaccia per Paglioni, pressata, rischia, brava però Paglioni ad appoggiare per Capretti, poi in verticale verso Anselmi che lotta con un avversario, ottiene la rimessa laterale, Capretti, appoggio per Paglioni, prova la conclusione, va a sbattere contro la schiena di Brusca, resta in attacco però la Real Ancona mentre Tamburrini fornisce con le mani indicazioni alle sue giocatrici. Ancora Paglioni, Casaccia sulla destra per Rosciani, solito tantam Rosciani, non è intercettato, ancora rimessa laterale per le anconetane, meno di un minuto alla fine. Rosciani, destro a Ciarresi, blocca il pallone, tenta il pallonetto ancora e c'è il punto del 5-1 del Caffè Portos. Ci aveva provato anche in precedenza Catiuscia a Ciarresi, stavolta la sua coordinazione, la sua mira sono state impeccabili, ha dosato bene la forza del tiro e è andata a gonfiare la rete della porta rimasta sguarnita. 5-1 Caffè Portos, praticamente
si chiude così questo match, nonostante ci provi ancora la Real Ancona con Marchetti, poi ancora un tentativo del Portos, tiene in campo la sfera Casaccia, tiene anche il massimo, ovvero la rimessa laterale sul pressing da parte di Elisa Canzani, numero 7, entrata da qualche istante. Ultimissime fasi dell'incontro, ecco il suono della sirena, finisce 5-1 per il Caffè Portos il derby. Vedete Salvatore Giorgi che passeggia sotto ai piedi della tribuna, applaude le due formazioni, ovviamente applausi saranno soprattutto riservati alle sue ragazze. C'è un po' ovviamente di scoramento sulla panchina della Real Ancona che si vede sconfitta in questo derby. 5-1 il punteggio definitivo, doppietta di Brusca, Bisognina, Ciarresi e Di Marcantonio, in ordine sparso le marcatrici del Portos. Daniela Paglioni aveva riacceso le speranze della Real Ancona realizzando il punto del momentaneo 3-1 al 16° minuto della ripresa, poi invece è arrivata una sconfitta con 4 reti di distanza. In classifica sale a quota 36 punti il Portos, che aggancia le lupe, sconfitte in casa della città di Breganze, e aggancia anche lo Sport Team, che ha pareggiato sul campo dell'Area Sport. Sono tutte e tre a quota 36 in terza posizione. Per la Real Lions Ancona più 2 adesso sulla zona playout, perché la Polisportiva Casalgrandese ha pareggiato in casa del kickoff. Sicuramente abbiamo pagato il maggior tasso tecnico degli avversari, se poi aggiungiamo che le nostre assenze sicuramente su tutte quella di taglia bracci, ammettiamo pure che Anselmi, Berti non erano comunque nelle condizioni migliori, alla fine il risultato è tutto sommato giusto. Onore agli avversari, hanno fatto una buonissima partita, organizzati, hanno finalizzato al meglio le occasioni che gli sono capitate e noi niente, da martedì ricominciamo a lavorare per l'obiettivo che tutti sappiamo, che è quello della salvezza. Poi ancora complimenti agli avversari, hanno dimostrato di essere una squadra valida con delle ottime individualità, ma questo già lo sapevamo. Per noi forse il rimpianto di non aver saputo sfruttare le occasioni che ci sono capitate e niente, ricominciamo a lavorare con l'obiettivo già nella testa, cercando di dimenticare al più presto questa sconfitta. È stata una partita dura ai primi minuti, come temevamo che fosse. Loro più motivati, alla ricerca del risultato utile che li poteva portare alla salvezza, però siamo usciti bene, stiamo in buone condizioni, niente, andiamo a giocarci le ultime partite per cercare fino all'ultimo di prendere il playoff. Complimenti a tutte le nostre che sono state all'altezza della situazione.